andiamo con ordine. Un risultato pieno, non parliamo più. Peter Gomez, lo dico a te, che eri nostro ospite anche lunedì, del flop di partecipazione, e soprattutto vincono i candidati ufficiali del Partito Democratico sostenuti dal segretario. È una rivincita di Enrico Letta, quella che restituiscono le urne e i gazebo di Roma e Bologna? Beh, più che una rivincita, è il segnale che Letta può tirare un sospiro di sollievo. Io credo che indipendentemente dal voto di ciascuno di noi, se si vota a destra, al centro, a sinistra, tutte le volte che c'è una partecipazione democratica dobbiamo essere felici. E io sono felice che abbia partecipato tanta gente, ma non mi nascondo del fatto che per esempio a Roma abbia partecipato un pochino di più rispetto alle ultime primarie, ma la metà rispetto alle primarie di Marino. L'altra cosa su cui bisogna interrogarsi, e si deve interrogare il Partito Democratico, se è vero questo che ho letto, su quello che ho letto oggi sul Messaggero, che dice che l'affluenza è stata più che buona nei gazebo del centro e molto cattiva in periferia. E questo è, credo, lo sforzo di Letta e lo sforzo di tutti gli iscritti al Partito Democratico, perché rispetto ai centri meno abbienti il Partito Democratico non riesce ad avere quel successo che per esempio ha paradossalmente la Lega o molti esponenti della destra. Certo. Roberto Arditti, condividi questo?